ringrazio di essere qua questa sera in questo incontro promosso dall'amministrazione comunale, ovviamente con il professor Guglielmo Cerolin che si è reso disponibile a questa serata, quindi un ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale di Aviano. E mio personale sono l'assessore Danilo Signore, assessore al turismo, alle politiche sociali, allo sport. Diciamo, porto i saluti da parte dell'amministrazione. Dovrebbe arrivare anche il sindaco, che poi vi saluterà anche lui. Quindi nuovamente ringrazio il professor Cerolin. Passo la parola al moderatore, il professor Nicodemo, e siamo qua. Ecco. Il tema di questa sera, amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti, in realtà è un tema vastissimo. Si potrebbe partire da Amerigo Vespucci a Colombo, per arrivare ai giorni nostri, però è evidente che questo non lo possiamo fare. Quindi è tutta una serie di periodi storici li saltiamo, però è un periodo storico particolare, seppur visto che poi ci sono anche i giovani, quindi questo è estremamente importante, lo dobbiamo dire perché è una curiosità, è una nicchia, non sempre magari si trovano anche nei libri. Era il 1784 e Venezia fu la prima repubblica al mondo, ce n'erano tre. C'erano gli Stati Uniti che nascevano, la Svizzera e Venezia. E quindi Venezia fu tra le prime, se non la prima, a riconoscere gli Stati Uniti d'America. Quindi l'amicizia viene dalla storia anche di questi territori. Due anni dopo, Thomas More, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, senti, questo ultimo è stato il terzo presidente degli Stati Uniti. Furono mandati presso la Serenissima per capirne le leggi che, adeguate alle loro esigenze, fanno ancora parte del loro ordinamento costituzionale. E su questo ne ha scritto molto il professor Cacciavillani di Stra, che insegnava diritto amministrativo all'Università degli Studi di Padova. Si celebra quest'anno il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche Italia-USA. Il legame tra Stati Uniti e il nostro paese affonda, come dicevo prima, le radici nel tempo. Gli USA sono stati tra i primi, per esempio, che c'è anche una corrispondenza, a riconoscere il neonato Regno d'Italia. E dal nostro canto volontari italiani parteciparono anche alla guerra di secessione. La Casa Bianca, sede della Presidenza degli Stati Uniti, è il Campidoglio. Quest'ultimo edificio sormontato da una cupola centrale sono entrambe in forme palladiane. Quindi provate a immaginare il ruolo e l'importanza che la nostra cultura architettonica ha avuto rispetto a queste vicende americane. Molti storici e intellettuali ritengono che un uso sapiente dell'architettura sia uno degli elementi che hanno contribuito a creare l'identità di un paese come l'America. Quindi provate a immaginare dove c'è l'identità verso Palladio, verso questa forma di architettura. Ecco come vengono poi i legami che continuano nella storia. Andrea Di Pietro della Gondola, figlio di un umile tagliapietra, gli Scappellini, provate a immaginare quanti di queste zone sono partiti per il mondo a lavorare. Siamo conosciuti proprio per questa nostra caratteristica. Padovano, pensate che nel 2010 il 111° congresso degli Stati Uniti d'America ha dichiarato Andrea Palladio padre dell'architettura americana. Thomas Jefferson conosceva il latino e il greco. Mi lasciate una battuta, qualcosa in più rispetto ai politici attuali. Era convinto
che il nuovo mondo si potesse costruire solo attraverso la razionalità, la bellezza del paesaggio e l'armonia del vivere, ispirati all'idea, all'ideale paradiano. Avete presente quelle vedute aeree delle campagne delle città degli Stati Uniti, che magari si vedono anche ormai con i mezzi che abbiamo oggi, si possono vedere facilmente, anche in tempo reale. Queste sono tutte suddivise in quadri regolari ed è stato Jefferson a fare in modo che fosse così, impostando una griglia riferita ai meridiani paralleli, ispirandosi agli antichi romani. L'agro concordiese, l'abbiamo qua, no? Qua si parla, ecco, del tribunale concordiese, per dire. Quindi l'agro concordiese è anche questa, ecco, questa forma, quindi non serve andare molto distante. È sempre vivo inoltre il contributo americano, e qui c'è anche la corrispondenza di Unito, c'è anche loro, abbiamo dato più conosco, no? Non è così. Ecco. È sempre vivo inoltre il contributo americano alla rinascita politica, economica e sociale dell'Italia nel secondo dopoguerra. Quel famoso viaggio del gennaio del 47 via Cide De Gasperi, questo aneddoto, con un paletò che gli era stato donato da un amico che era deputato, che si era dimesso da deputato perché aveva una famiglia numerosa e quindi non doveva mantenere la famiglia, è andato a fare il direttore della birreria di Pedavena e quindi ha regalato questo paletò per De Gasperi per andare. Questa era l'Italia, questa era la posizione, perché dobbiamo anche pensare un po' a queste cose. Però adesso arriviamo un po' all'oggi, un oggi un po' complesso, un po' articolato, siamo in una fase di transizione non facile. Ci approntiamo a vivere un decennio di cerniera, si calcolano. 10 anni in cui assisteremo con tutta probabilità a un riassetto delle nostre vite, delle società, delle imprese, guidate da una rivoluzione della tecnologia negli investimenti e nei rapporti di forza tra i grandi blocchi mondiali. Come italiani siamo consci del valore generato dalla collaborazione tra diverse comunità del mondo intero. Dovremmo essere quindi parte attiva nel tramandare e rafforzare questa percezione, che non è ad excludendum, ma va anzi inquadrata in una più matura e consapevole multiculturalità. Caduto il muro di Berlino, avevamo pensato che la storia fosse finita, qualcuno lo diceva. Invece la storia aveva frantumato gli equilibri e, come nella legge della fisica, anche nella geopolitica e nella politica, quando ci sono spazi, c'è sempre qualcuno che pensa ad occuparli. E noi stiamo vivendo proprio questa fase geopolitica molto importante. Poi c'è l'altro argomento che vedremo il Presidente degli Stati Uniti, che poi sarà una domanda, se abbiamo tempo, che io farò al professor Cerolini, perché è molto importante, della presenza in Vaticano con il Santo Padre da parte del Presidente degli Stati Uniti, per affrontare alcune questioni. Vediamo se troviamo il tempo per farti questa domanda qua. Ecco, quindi il cambiamento climatico, la transizione digitale, le relazioni con la Cina e la Russia ci fanno essere sempre più consapevoli dell'importanza del rapporto euroatlantico. Perché questo, secondo me, deve essere molto importante. Non possiamo pensare di non mantenere questa relazione, questo rapporto, che ci lega agli Stati Uniti anche nell'approccio con Pechino, perché i giochi sono tanti, sono complessi, sono articolati, però noi abbiamo, come fatto quella scelta al Cide De Gasperi in America nel 47, noi quella oggi, forse più che mai, abbiamo assoluto bisogno di poterla continuare. Professor Cerolini, ecco la domanda. Scusate della premessa, ma premessa un po' articolata, ma il tema non è semplice. Non è semplice ed è un tema molto molto complesso. Ed è facile anche andare un po' oltre i limiti di quello che deve essere un ragionamento anche culturale, soprattutto. Oggi, professore, a che punto è l'amicizia italo-americana? E la situazione geopolitica
E quali sono i possibili sviluppi dopo questa mia premessa? Ho fatto la premessa, però gli sviluppi li devi fare. Ottimo, grazie a Lauro Nicodemo che ha bene introdotto alcuni aspetti sui quali dico solo due parole. Dal punto di vista giuridico eravamo ovviamente un paese sconfitto, venivamo fuori da una dittatura e come dire è stato molto importante il passaggio e il ritorno alla democrazia che è stato fatto con gli americani. Adesso di queste cose un po' se ne è anche parlato con riferimento al tema del diffondere i diritti umani e della crisi un po' ultima dell'Afghanistan, dove si è detto che non siamo riusciti come Occidente a fare questo. Però dobbiamo ricordare che, per esempio, con riferimento all'Italia, con riferimento alla Germania e con riferimento anche al Giappone, gli americani hanno svolto un ruolo nel far ritornare la democrazia in Germania e in Italia, e hanno svolto un ruolo per, in modo variato, per introdurre la democrazia in Giappone, perché diciamo il caso del Giappone e della Germania vedono addirittura anche il caso di costituzioni protette, nel senso che le costituzioni sono state quasi così concordate o addirittura octroyé, come una volta veniva dato dal re al paese la costituzione, così un po' è stata data dagli Stati Uniti al Giappone e alla Germania. Con questo tipo di caratteristica, cioè una costituzione protetta che impediva il ritorno alla dittatura sia di un colore scuro che di un altro colore più vivo, rosso, erano impediti nelle due costituzioni, diciamo. Da noi invece, per diverse ragioni, tra le quali sicuramente la principale è che comunque c'è stato il movimento della resistenza, al quale bisogna comunque riconoscere quantomeno di averci risparmiato il processo di Norimberga, il processo di Tokyo, ecco. E comunque, ecco, questa guida degli Stati Uniti va sicuramente richiamata. La situazione, il richiamo a De Gasperi, era molto brutta. De Gasperi si è trovato molto in difficoltà a parlare a nome di un paese qual era l'Italia in quel momento. E in quel momento, tra l'altro, anche il trattato di pace era seguito dall'Assemblea Costituente, che faceva anche da soggetto istituzionale che ratificava i trattati. E poi un altro trattato fu invece discusso dalle due Camere appena costituite, e qui stiamo parlando del trattato della NATO. Quindi il trattato di pace e il trattato della NATO sono stati, come dire, discussi da due assemblee diverse, nelle quali nella prima assemblea, cioè nell'assemblea costituente, era chiaro un legame per ricostituire il paese. Invece nell'altra fase, cioè nella fase di ratifica poi del trattato NATO, invece la situazione è stata anche con una situazione di carattere oppositivo anche di una parte del paese. Ecco. Questo per dire come quindi l'amicizia italo-americana è passata attraverso queste maglie giuridiche, ma l'amicizia italo-americana, per assurdo, c'era anche prima, se pensiamo ai rapporti addirittura con il regime iniziale fascista e con, per esempio, quella epopea che fu la trasvolata di Balbo, per esempio. Quindi c'è sempre stata un grande legame, una grande attenzione. Poi dopo, ovviamente, con la guerra e con la svolta della dittatura, ecco, è chiaro che poi siamo arrivati in quella fase che è stata descritta da Lauro Nicodemo. E poi anche il radicamento
di queste cose nel nostro territorio, perché poi dopo, dopo la decisione del trattato NATO, ecco che si sono dovuti sviluppare in alcuni territori degli avanzamenti per quanto riguarda questo tipo di rapporti più strutturati tra i due paesi, addirittura più strutturati in che senso? Nel senso che poi c'è stato il radicamento di alcune basi e qui siamo in casa proprio del comune di Aviano, che ospita come comunità civile una base italiana che è anche ha delle forze per l'aeronautica americane, direttamente dipendenti dagli Stati Uniti. E quindi ecco che arriviamo dopo questi accenni della, vedo arrivare il signor sindaco e gli chiediamo di venire a prendere il suo posto nella sala consigliare e diciamo che siamo molto onorati di avere con noi il sindaco a casa sua, e perché? Perché questa è un'attività del comune di Aviano e di Istoria, e un'attività che viene fatta in una sala consigliare, unendo l'università, Istoria e il comune, in maniera veramente civica e con una volontà così di portare questi temi dove normalmente anche a volte si discutono per gli aspetti pratici, cioè in consiglio comunale. Diamo la parola al sindaco di Aviano. Grazie. Bene, buonasera, scusate. Beh, diciamo, il tema della serata è un tema molto sentito nella comunità di Aviano, no? Perché la presenza dei nostri amici americani, che risale al 1955, ha lasciato un segno e sta lasciando un segno importante per la nostra comunità. Non fosse solo per il fatto che circa 6.000 persone ospiti risiedono sul nostro territorio, per cui il comune di Aviano, pur avendo circa 9.000 abitanti, è come ne avesse sicuramente il doppio fra questa popolazione che ospitiamo e le altre attività che insistono sul territorio. Quindi la comunità americana è una comunità molto importante, che per noi diventa anche un punto di riferimento dal punto di vista non solo culturale, perché arrivano con una cultura leggermente diversa rispetto alla nostra, ma sicuramente assumono un rilievo economico che sul territorio è importante. E quindi da questo punto di vista noi siamo sicuramente molto attenti ai rapporti che abbiamo con i nostri ospiti, che per la precisazione, per essere precisi, lavorano, ovvero svolgono la loro attività all'interno di un aeroporto italiano a tutti gli effetti. Quindi diciamo la potestà giuridica dell'aeroporto fa riferimento allo Stato italiano, per cui i nostri ospiti americani sono soggetti alle normative italiane a tutti gli effetti. Anche durante il periodo del Covid hanno dovuto soggiacere alle nostre norme, per cui c'è uno scambio continuo di rapporti fra diciamo i loro rappresentanti e l'amministrazione comunale. Con questo diciamo, questa sera abbiamo un relatore importante, lo ringrazio di aver scelto Aviano per fare questa conferenza, e sicuramente avremo maniera di vedere questo rapporto da qualche punto di vista leggermente diverso, se non solo e prettamente quello economico. Grazie. 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 Grazie al sindaco. Continua un aspetto importante, cioè
il rispondere alla domanda di Lauro Nicodemo, collegandomi a quello che ha detto il sindaco, e cioè l'attualità dell'amicizia italo-americana si può dire con due parole. Prima dico Draghi, poi dico Biden. Perché? Perché probabilmente addirittura si sta già facendo un primo bilancio del lavoro di Draghi, e quindi, come dire, noi ci chiamiamo gli storici e vediamo sempre le cose anche in prospettiva storica, però alcuni hanno già detto che forse non è mai esistito un presidente del Consiglio così filoamericano come Draghi. Quindi siamo in una luna di miele, potremmo dire, perché se riprendiamo i primi passi di Draghi, le prime battute in alcuni battibecchi, così come a volte anche la politica fa, ecco, in questi battibecchi ha parlato Draghi di euro irreversibile. Su questo, essendo stato presidente della Banca Centrale Europea, era ovvio, e poi subito dopo ha accennato all'aspetto dell'atlantismo come aspetto fondamentale del suo mandato, e con queste due battute praticamente nel momento in cui si è insediato le borse hanno risposto positivamente e quindi dando un segnale chiaro su questo versante. Ecco. Biden ha preso come prime posizioni quella di ingaggiare e consultare l'Europa, quindi anche una posizione che riflette quello che un po' ha detto Lauro Nicodemo, cioè non solo la dimensione, oggi stasera ci dedichiamo al rapporto italo-americano e quindi abbiamo la bandiera tricolore dietro, ma ovviamente molto importante, però forse non così simmetrico può essere oggi il rapporto euro-atlantico, Unione Europea Stati Uniti, perché è un po' più complesso. Tra l'altro, poi noi proprio in questo rapporto, dato che c'è stata anche la Brexit, potremmo anche rivestire quel ruolo che un po' facevano gli inglesi nell'ambito dell'Unione Europea, cioè che erano considerati i campioni degli Stati Uniti all'interno dell'Unione Europea. Quindi abbiamo anche questa posizione. E quindi ingaggiare Biden, ingaggiare l'Europa e consultare l'Europa, e altra posizione ovviamente il richiamo alla NATO. Con quello però che è successo un po' dopo, e lo vediamo con il fatto che a giugno, ecco, Biden è venuto il 14 giugno al vertice NATO, il 15 giugno ha fatto visita Biden all'Unione Europea e il 16 giugno a Ginevra invece ha incontrato Putin, quindi quando è arrivato in Europa poi ha anche incontrato poi Putin. Però ecco, queste due giornate del 14 giugno 2001 e del 15 giugno 2001 sono proprio il simbolo del legame tra Unione Europea e Stati Uniti, e del legame prima ancora di NATO e Stati Uniti. E poi è successo l'Afghanistan, che ha messo un po' in crisi, diciamo, questo aspetto, tant'è vero che anche un po' si è un po' pensato, dico, ma adesso cosa pensiamo un po' come futuro della NATO? Ecco, già il futuro della NATO si era ripensato dopo la caduta del muro di Berlino, adesso in un momento che forse sarà considerato epocale anche quello
del dopo Afghanistan. Però qui ci viene subito, 3-4 giorni fa, la risposta di Stoltenberg, il segretario generale della NATO, che ha ricordato i 3 missioni che probabilmente continuerà a avere e deve continuare a avere la NATO. E questo è un aspetto importante, se ci pensiamo un attimo anche così a mente fredda, effettivamente. Il primo profilo è l'aspetto, relativo al terrorismo internazionale. Relativamente al terrorismo internazionale, la NATO torna e mantiene un suo ruolo. Un altro ruolo che può avere la NATO è nell'ambito della difesa cyber. Ormai gli attacchi sia a imprese che a stati si stanno già manifestando in una maniera totalmente diversa o abbastanza diversa, anche se con il terrorismo internazionale siamo sempre in un ambito, che si può toccare purtroppo con mano e addirittura può essere terra terra come impatto. Invece quello cyber è un ambito più sfumato, nel quale però con degli effetti comunque pesantissimi possono avvenire delle cose gravissime attraverso questi attacchi, sia sulla popolazione sia sulle attività economiche. E sotto questo profilo anche qui è importante l'alleanza NATO. E infine, uno degli ambiti più da valutare e che non a caso possono anche differenziare un pochino la posizione dell'Italia rispetto alla posizione di alcuni paesi d'Europa che apparentemente sono stati più abbottonati, ma poi si dimostrano nei fatti un pochino più sfilacciati in questi rapporti con gli Stati Uniti, e cioè sto parlando ai rapporti con la Cina. Ai rapporti con la Cina, dove lo stiamo vedendo con Taiwan, per esempio, anche qui entrano in gioco delle cose che riguardano in una maniera straordinaria l'economia, ma l'economia a tutti i livelli, perché ormai tutti gli aspetti economici sono connessi ai microchip e dalle auto, da qualsiasi strumento o bene materiale che utilizziamo tutti i giorni, passa attraverso, per non parlare delle reti 5G e così via, tutto passa attraverso questi microchip, la cui produzione, quantomeno sul versante del confezionamento, del test e dell'assemblaggio, avvengono in società con sede a Taiwan, per la gran parte della capacità produttiva mondiale. È una capacità produttiva che vede, sì, negli Stati Uniti il soggetto titolare del know-how principale, titolare delle innovazioni, della capacità progettuale su questo settore dei microchip. Io ho avuto la possibilità di fare una riflessione l'anno scorso a Estoria, insieme a Lutwak e al professor del Trinity College di Londra, Kerry Brown sulla cosiddetta trappola di Tucidide, cioè il fatto che la Cina assurge a soggetto sfidante gli Stati Uniti. E sotto questo profilo Lutwak è sempre un po' così tranchant nelle sue valutazioni, ha pensato di dire queste parole per farci capire la distanza, ecco. Un'altra distanza potrebbe essere quella sotto il profilo strettamente militare, ma quest'oggi ci dedichiamo soprattutto agli aspetti economici, perché anche sul versante strettamente militare basta leggere il libro di 2 anni fa del generale Milley, ci fa capire come gli Stati Uniti a 2 anni fa ancora siano 10 volte più potenti militarmente, sia dal punto nucleare che anche delle forze ordinarie, diciamo,
convenzionali, come si dice, 10 volte più forti della Cina, 10 volte più forti della Russia. Questo lo dice Mini. Invece la riflessione di Luttwak era questa, che nella sfida della Cina ci sta di mezzo, per esempio, il tema dell'innovazione tecnologica e dei microchip, dove ancora gli Stati Uniti conservano la stragrande capacità progettuale, ecco, diciamo, e quindi la potenza anche per quanto riguarda il mondo connesso strettamente all'informatica, che poi è un po' tutto quello che passa attraverso l'economia oggi, passa attraverso questi strumenti, che hanno poi anche, tra l'altro, dei soggetti che sono ormai le vetrine dei nostri negozi, che sono i social media, e anche qui c'è un ruolo avanzatissimo di società americane che sono società che hanno un legame poi con il governo degli Stati Uniti. Ecco, quindi da questo versante, ecco, cioè sul versante economico e tecnologico, gli Stati Uniti sono ancora una potenza sovrabbondante. Ed ecco allora che entra il tema, probabilmente, ma ridò la parola a Lauro Nicodemo, dello stretto rapporto tra questo territorio e tutta questa roba che abbiamo un po' messo, questi rapporti buoni che abbiamo anche nell'attualità Draghi-Biden, tutte queste relazioni, soprattutto per quanto riguarda anche il riconoscimento comunque di una sorta di guida degli Stati Uniti, almeno dal punto di vista tecnologico ed economico per certi versi, per le cose che ho detto, penso di per un po' di anni ancora resterà così, ecco, e quindi è una cosa importante avere delle buone relazioni. Avere delle buone relazioni che questo territorio ha per diversi motivi, perché l'insediamento di stretti rapporti particolari e importanti con questo territorio è giustificato anche da un'analisi che è stata fatta del territorio prima di installare la base, tipo umano, antropologico che c'è qui, valutazione anche della prospettiva, per certi versi anche tra virgolette politica, perché fu fatta una valutazione di questo tipo in quest'area, che poi potremmo dire che non è solo quella della provincia di Pordenone, quindi del comune di Aviano allargato nei territori circostanti, ma potrebbe arrivare anche con altre basi vicine anche al Veneto. Ecco, c'è un tipo umano di un certo tipo, molto lavoratore, poco contestatore per certi versi, o meno contestatore che forse in altri posti, e comunque anche l'analisi per il momento storico nel quale poi c'è stato questo insediamento, che era quello della Guerra Fredda, c'era anche un'analisi delle forze comuniste che in queste zone non avevano mai raggiunto un livello superiore. Adesso non voglio fare degli errori che mi potrebbero costare la sgridata dei miei amici, perché sono socio anche della Società Italiana di Studi Elettorali, dove ci sono l'80% sono politologi e questi dati li sanno benissimo. Io sono il versante, quel 20% di giuristi che è presente in questa Società Italiana di Studi Elettorali, ma mi pare che sostanzialmente il Partito Comunista in certe aree di questo tipo non ha mai superato il 20%, il 16%, queste cifre qui. Questo era ovviamente in funzione anche dell'insediamento di questi legami molto stretti con gli Stati Uniti, ecco, che tengono conto di un ragionamento a 360 gradi, con anche dei forti benefici economici per il territorio ospitante, ecco, con dei forti benefici che poi probabilmente verranno lanciati dalla Unico. Bene.
Condivido in pieno l'analisi che ha fatto il professore, anche perché nel 1954 l'assetto territoriale comune di Aviano ha subito una modifica proprio per adattare all'arrivo degli americani che arrivavano da Trieste, che in quel momento veniva evacuato, cessava, gli americani che lì si trovavano si sono trasferiti insieme a tanti triestini qua ad Aviano. Una semplice battuta, puoi andare sulle questioni di carattere economiche sulla NATO. Quando io mi sedevo di là, in quel periodo storico c'erano molte manifestazioni contro la NATO, immaginiamo solo il sequestro del generale Dozier a Padova, che poi fortunatamente fu liberato. E la situazione si è cambiata quando l'allora segretario del Partito Comunista, l'onorevole Enrico Berlinguer, disse che si fidava più della NATO che del patto di Varsavia. Lì allora la situazione ha cominciato ad essere più aperta, ha cominciato il dialogo, anche se ha servito qualche decennio per arrivare alla situazione attuale, dove si cerca di operare, di riflettere più in prospettiva. Allora, sul piano economico io direi una cosa. Oggi i giovani, adesso ve lo dico il perché, rappresentano i destinatari principali dei due paesi, sia dell'Italia e sia degli Stati Uniti. Noi abbiamo un ricchissimo patrimonio storico e archeologico, abbiamo il più alto numero di siti dell'UNESCO, abbiamo l'agroalimentare, ma siamo importanti anche nella ricerca scientifica e tecnologica. Abbiamo avuto l'altro giorno il premio Nobel della fisica, ma siamo presenti con importantissimi ed eccellenti ricercatori negli Stati Uniti, abbiamo dei 13-20 mila, abbiamo dei friulani. Faccio solo l'esempio dell'ingegner Maddalena, aerospaziale, che i genitori, uno è di Gruaro, città metropolitana di Venezia, la mamma di Cordovado, e lui è uno tra i progettisti che sono andati su Marte. Ma poi abbiamo anche delle eccellenze, e questo è molto importante, sul piano delle costruzioni. Provate solo a immaginare che il collegamento Torri Gemelle, terrorismo, chi ha costruito le Torri Gemelle negli Stati Uniti sono i fratelli Colovino, che dopo aver fatto le INAPLI, quella volta era quella formazione professionale regionale, imparavano a fare i muratori, imparavano a fare gli idraulici. Loro 15 anni sono emigrati in Canada, e quando sono andati là, il sabato alla domenica probabilmente non erano capaci di star fermi, hanno comprato una carriola e hanno incominciato a costruire quelle canalette che si trovavano un tempo, che adesso l'amministrazione comunale hanno pensato bene di tirare via, che sono straordinarie, perché poi anche padre Dario Maria Turoglio ne parla, e hanno incominciato a costruire queste. E oggi, oltre ad aver costruito le Torri Gemelle, sono tra i più grandi costruttori al mondo. Ecco, queste quindi sono cose estremamente importanti, quindi abbiamo questa grande capacità di muoverci sul piano professionale, e poi fortunatamente l'università, al di là di tutti i problemi, eccetera, riescono ancora a produrre, ecco, delle intelligenze non indifferenti. Alcuni dati vi leggo veloci sul piano economico. Ecco, però prima di questo voglio porre una questione che dopo mi risponderete. Siti UNESCO, agroalimentare, 20 milioni più di italiani negli Stati Uniti, dei 13 e 15 mila ricercatori. I nostri territori che sono così particolari, è per quello che ho aperto con Palladio, no? Ha
abbiamo la possibilità, voi, il sindaco ha detto che hanno 6.000 ospiti nella città di Aviano, proviamo a vedere se siamo capaci di avere una progettualità che ci permette di intercettare tutta questa gente che ama l'Italia, piace l'Italia, vogliono venire in Italia su un progetto, chiamiamolo, di turismo di rientro. Cioè, qui abbiamo una prateria, ecco, da muoverci, è lì che dobbiamo anche un aspetto economico, che poi è legato anche alla nostra emigrazione, sono 20 milioni di italiani, sa quanti friulani, no, che ci sono poi anche negli Stati Uniti, eccetera. Allora, adesso vi leggo alcuni dati. Con un interscambio bilaterale di beni e servizi che superano nel 2019, quindi prima della pandemia, ben 100 miliardi, ed un surplus commerciale a noi favorevole di oltre 33 miliardi di dollari. Una naturale propensione di molte delle nostre aziende verso l'innovazione e l'utilizzo di tecnologie sempre più all'avanguardia fanno degli USA il nostro partner commerciale prioritario. Abbiamo delle commesse straordinarie, per esempio, per quanto riguarda la marina militare americana, perché noi fortunatamente anche in questo settore, soprattutto nei sistemi di tiro, abbiamo una straordinaria capacità, ecco, di poter far questo. Pertanto, quel tipo di rapporto per noi, io sono convinto, sia prioritario. Noi dovremmo, quindi chiedo questo al professore, se oggi abbiamo quelle intelligenze in grado di poter muoversi, e questo sembra sia richieste, nelle zone rurali dell'America, degli Stati Uniti, con i nostri più giovani brillanti, che possono proprio sollevare anche dal punto di vista economico quei territori, ricreando un rapporto bionivoco, il quale le università credo abbiano un ruolo e una necessità molto importante. Pensate che nei momenti di crisi, e non è a caso, le multinazionali vanno in cerca di manager, vanno in cerca di italiani. Perché? Perché noi di fronte all'improvvisazione improvvisiamo, siamo capaci di muoversi. Se prendiamo qualcuno di un altro stato, dove hanno tutta la loro organizzazione, sanno come si alzano al mattino, come vanno a letto alla sera, per noi invece siamo molto più articolati, quindi abbiamo una capacità e un'intelligenza di adeguamento molto veloce. E sapete chi era chi coordinava tutto questo lavoro? E dopo la sua parola, il professor, il figlio di Giulio Andreotti. Ecco, questo, se riusciamo a trovare questa forma di equilibrio. Allora, riprendendo anche un po' gli stimoli del sindaco, questo aspetto e anche dell'assessore al turismo, signore, che è stato in pratica richiamato per quanto riguarda un potenziamento del turismo di rientro, del fatto di riuscire a rappresentare, io penso, alle visite parenti che vengono qui, poi però magari riuscire a, come sta facendo l'assessore, con il tema del Biancavallo in prima linea, con Padre Marco D'Aviano anche. Io ho avuto un ruolo su questo versante quando c'è stata le celebrazioni dei 700 anni del Beato Dorico da Pordenone. Sono stato incaricato come responsabile scientifico di queste celebrazioni e siamo andati con le reliquie del Beato Dorico da Pordenone a Praga e a Vienna. E a Vienna ovviamente abbiamo fatto la messa alla Kapuzinerkirche
sulla tomba di padre Marco D'Aviano, che per esempio è veramente una personalità straordinaria dal punto di vista storico, e quindi va valorizzato, ecco, questa presenza, con anche il turismo, un turismo storico-religioso. Ecco, quindi, ma pensiamo a quante potenzialità, cioè, ovviamente è tutto, è molto, in parte, da costruire, anche da sviluppare, ovviamente con il lockdown si parte, come dire, un po' in difficoltà, però ecco, sicuramente c'è questo aspetto. Poi sicuramente per la base ci sono i servizi esterni che vengono richiesti, sicuramente c'è un'attività di impresa che serve la base. Poi c'è il personale dipendente della base americano, che ha ovviamente e delle esigenze di locazione per non vivere all'interno della base, diciamo, chi ha famiglia, generalmente mi pare da un certo grado in poi, molto basso anche, hanno il contributo della base per affittare un'abitazione, e questo incide molto sul, cioè crea un, neanche incide molto, crea un autonomo mercato della locazione, che in Italia è completamente in crisi, e che invece grazie a questa spinta qui in tutto il territorio, come dire, del circondario di Aviano, c'è un beneficio per questo aspetto, come c'è anche un beneficio occupazionale, perché c'è anche del personale dipendente della base che è invece italiano, e quindi anche qui su questo versante ci sono posti di lavoro. E ecco, tutti questi ragionamenti sulla ricaduta, per esempio, della base americana di Aviano, noi lo stiamo un po' facendo nell'ambito del Master in Intelligence and Information Technology dell'Università di Udine, dove non a caso abbiamo una dipendente della base americana di Aviano, che è italiana, che sta facendo proprio lo studio della ricaduta economica delle forze armate in generale nella regione Friuli Venezia Giulia. Forze armate in generale, quindi comprende anche le basi. E quindi questo, abbiamo avuto dei dati, i dati più o meno quelli sulla base americana, essendo dipendente, essendo in un certo ufficio, questa nostra corsista, masterizzanda, ce li ha già. Gli abbiamo dato quelli dell'esercito italiano attraverso i nostri rapporti con l'esercito italiano, e quindi verrà fuori uno studio che, una volta per tutte, in maniera scientifica, con tutti i dati, come dire, precisi, non le idee che posso avere io, che sono un giurista, che quindi appena faccio un numero sbaglio, ma con i dati precisi, scientificamente. Però ecco, quindi la dimensione economica, direi, è una dimensione chiave nel mondo di oggi. Abbiamo già accennato un po' la dimensione tecnologica, ma io volevo anche un po' sottolineare anche una dimensione culturale particolare. Qui ci sono in sala molti giovani, e quindi l'interesse è anche a evidenziare quello che è stato per le nostre generazioni. Qui con me c'è anche un ex first president di storia, Arturo Pellizzon, attuale vicepresidente, ma anche parte di un certo movimento musicale, molto più di me per ragioni di carattere, anche che aveva qualche anno poi, io ero più piccolino proprio, poi non è che sapevo suonare. Lui sapeva cantare, invece ha fatto già parte di un gruppo. Però ecco, la cosa che volevo farvi vedere era come questo gruppo, che poi è stato un fenomeno dal punto di vista culturale di avanguardia di questa terra, cioè il Great Complotto di Pordenone, aveva un legame con la base, cioè si confrontava con la base, aveva certi aspetti di ritorno per certi versi con la base, e adesso
scherzosamente, proviamo a vedere. Ecco, questo è il video di praticamente D'Agostino, quello di Dagospia, che era venuto a Pordenone con Mr. Fantasy studiare questo fenomeno del Greek complotto, che prima di Roma, prima di Milano, aveva ricevuto e importato il punk e poi la new wave in Italia, e per esempio non so, Litfiba, Piero Perù, così avevano come idoli questi nostri amici che facevano parte del Greek complotto. E vediamo se funziona l'audio, perché è simpatico anche la musica. Qui è D'Agostino che entra al Billy Bar, che adesso mi dicono è chiuso, che era il posto, vedete, ci sono gli americani. Vediamo di provare a alzare. No, il volume è abbastanza basso. E adesso dovrebbe sentirsi. Dov'è la cassa? La cassa è qua, ma dovrebbe essere collegato. Adesso dovrebbe partire. Vediamo se. No, questo dovrebbe spostare. Ecco, adesso parte il disco. D'Agostino, ed ecco qui che è un gruppo del Greek complotto, sono i Sexy Angels, un noto commercialista di Pordenone che suona, nostro amico. E dove suonano? Suonano al Billy Bar, no? Praticamente era il bar dove si poteva entrare in contatto con gli americani, e quindi ecco la cosa simpatica che poi viene fuori in altri aspetti. Vediamo, andando avanti, ecco qui per esempio, qui un altro nostro amico che sembra un po' vestito da divo, era un gruppo musicale, e anche qui quindi praticamente musica new wave che qui nella base si potevano comprare i dischi più facilmente, si trovava, e non so, vediamo, forse prima si vede un altro gruppo musicale, vediamo se che sono un gruppo di un nostro amico, si chiamava Adolf, vediamo se è qua, no. Sì, ma non era Adolf, non era Adolf Hitler, si chiamava Adolf, perché si chiamava Adolfo lui, allora era. Ma volevo vedere, sì, perché volevo farvi vedere gli American Optical, cioè tutti questi gruppi musicali avevano, eccolo qua, ecco, quindi vedete che non c'entra niente con Adolf, è questo qui, vediamo se viene inquadrato. Forse il computer devo. Ecco, comunque gli American Optical, che erano un po'. Tutti noi volevamo avere gli American Optical. Io per anni ho tenuto come occhiali da vista gli American Optical, e anche mi hanno fatto anche un danno, perché poi mi ha spiegato cioè sostituivo le lenti da sole con le lenti. Con le lenti da vista, però poi l'oculista dopo tanti anni mi ha spiegato che vanno bene con occhiali da sole, avevano anche delle ottime lenti, ma da vista non andavano bene perché non hanno la focalizzazione dell'occhiale, eccetera eccetera. Ecco, comunque questo era per far vedere come la nostra generazione un po' si era rapportata con la base americana di Aviano, e come per certi versi c'erano dei rapporti tra le avanguardie, potremmo dire, giovanili, e le avanguardie musicali americane attraverso la base americana, e quindi anche un confronto culturale. Adesso che siamo più grandi come storia, perché alcuni del Greek complotto erano dentro anche in storia, come fondatori, e
ci piacerebbe avere attraverso il comune di Aviano, ecco, visto che in storia si è così avuto poi questo ruolo con il corso di geopolitica. Noi siamo come associazione il Limes Club, quindi collegati alla rivista Limes di Lucio Caracciolo, la rivista italiana di geopolitica, una rivista che diciamo noi abbiamo subito sposato fin dalla nascita. Noi siamo nati prima, noi siamo nati nell'89 come storia, Limes è nata dopo, 5 anni dopo, e però, ecco, Limes è diventata molto più importante di storia, però noi abbiamo un corso di geopolitica che quest'anno, nel 2021, ha fatto la venticinquesima edizione. E allora, adesso vedremo in che forma, ecco, con l'amministrazione comunale, se fare, utilizzare questa che della giornata dell'amicizia italoamericana, che è una cosa che fate molto bella, mi pare a settembre sempre, no? Quella giornata ricorda giornata in cui il terrorismo ha colpito, forse per la prima volta in maniera incredibile, addirittura la città di New York. In quell'occasione morirono forse 3.000 persone, adesso non ricordo esattamente, ma parecchi vigili del fuoco. Quindi in quell'occasione si è voluto ricordare l'evento con una sorta di incontro fra i nostri vigili del fuoco e i loro vigili del fuoco, che comunque collaborano anche durante le emergenze, per ricordare quell'evento, un evento che ha avuto un discreto successo e che serve anche per, diciamo, aggregare le famiglie americane a quello che è il nostro tessuto sociale. Voglio solo fare una precisazione, che forse magari poi con i dati che questa stegista sta portando avanti sarà confermato, ma la ricaduta economica sul territorio della base di Aviano è potente in termini di alcune centinaia di milioni di euro all'anno. Quindi considerate il numero di dipendenti, i numeri militari che risiedono sul territorio, eccetera, e ha una ricaduta non solo sul territorio avianese, ma su tutto il territorio della provincia di Pordenone, perché gli americani risiedono in un territorio dove in 40 minuti sono in grado di raggiungere la base. La base di Aviano, peraltro, insieme a poche altre, è l'unica che ha questa caratteristica, cioè di ospitare i militari e le loro famiglie all'esterno della base. Questo denota sicuramente l'alto livello di sicurezza, che lei accennava all'inizio, che il territorio garantisce ai nostri ospiti. Ciò nonostante, anche noi abbiamo avuto, non solo quell'episodio di Dozier, delle Brigate Rosse giù nel loro momento, forse quello è stato l'inizio della caduta, no? Diciamo che qua abbiamo avuto addirittura un attacco terroristico sui dormitori della base. Ha avuto una rilevanza veramente bassa, perché tutto sommato i danni non sono stati tali, ma che ha spinto gli americani addirittura a rivedere la distribuzione degli spazi, per cui quei dormitori recentemente sono stati abbattuti, e nell'ambito del progetto Aviano 2000, che è stato un progetto incredibile per l'impatto economico che ha avuto sul territorio, in termini di infrastrutture, realizzazioni di case, eccetera, hanno trasferito quelle strutture all'interno dell'area presidiata all'interno della base. Quelle strutture però non sono dedicate ad ospitare militari, sono solo dedicate ad ospitare militari che si trovano in trasferta qua ad Aviano per motivi legati a manovre militari, per cui i residenti, che sono i militari che normalmente vengono trasferiti nella base di Aviano per circa un periodo di 3 anni, risiedono tutti sul territorio. Quindi capite, l'impatto economico è veramente potente,
Così come potente anche l'impatto culturale che il professore accennava. Il fatto che Aviano per tanti anni è diventato un punto di riferimento per tutti. Si andava ad Aviano perché qua avevamo 30 pizzerie, no? Cioè, 30 locali che lavoravano con gli americani e la gente veniva qua per trovare quel clima che negli anni 80 era un clima, diciamo, di avanguardia, soprattutto per i giovani. Allora, grazie Sindaco, io aggiungo che per esempio il tema di Aviano 2000 è stato trattato sull'IMES da un socio di storia con la consulenza e i dati forniti regolarmente da un nostro amico dipendente della base di Aviano che si chiama, per dire sempre i nomi, così che i soprannomi chiamavano, si chiama Plexi, tuttora viene chiamato Plexi, e ha fornito i dati con i quali poi sull'IMES è uscito un saggio, ecco, dedicato a Aviano 2000, spiegando il progetto ai lettori dell'IMES. Quindi ecco, adesso l'idea un po' di questa serata è quella di vedere se poi riusciamo o in quella giornata dell'11 settembre, della giornata dell'amicizia italo-americana, o nell'ambito del corso di geopolitica, che noi siamo disposti anche a fare a venire qui una puntata, il corso di geopolitica, l'anno scorso l'abbiamo fatto tutto online, quasi tutto online, e ha in alcune visualizzazioni, perché con il permesso del sindaco anche questa serata la cerchiamo di mettere su YouTube, e ha il nostro corso di geopolitica raggiunge, diciamo, i 100.000 visualizzazioni se si sommano le 8 lezioni tra presenze e visualizzazioni, soprattutto, ecco, visualizzazioni, perché la visualizzazione non c'è solo nel nostro canale che è controllata, ma viene anche poi attraverso il canale di l'IMES, dove noi siamo collegati, che è un canale che ha una visibilità incredibile. Noi siamo uno dei 4 unici canali in Italia collegati al sito di l'IMES, riconosciuti come amici di l'IMES e così via. Quindi l'obiettivo proprio è quello di anche oggi abbiamo focalizzato sull'ambito economico, lo faremo anche molto brevemente appena questo lavoro della nostra corsista del master, che quindi è già il master è di primo e secondo livello, è una persona già laureata con una laurea specialistica, quindi di 5 anni, con competenze in economia, quindi farà un lavoro anche di preciso dal punto di vista economico, con la consulenza di nostri docenti di economia dell'Università di Udine, e cercheremo, magari se siete d'accordo, ovviamente vi daremo i risultati, ve li faremo vedere. Io sono quello che, è il professore relatore di questa tesi, quindi magari prima che venga pubblicata ve la farò vedere, in modo che magari se avete qualche osservazione cerchiamo di raccogliere qualche ultimo spunto per lanciare meglio la cosa e così via. E poi anche piano piano, con questo spirito, cioè quello di coinvolgere il personale americano, ci farebbe molto piacere, o all'interno del corso geopolitico, trovare un modo per dare continuità a queste riflessioni, a questo tentativo di discussione pubblica di questi argomenti in un modo più allargato dello stretto comune di Aviano, perché lo stretto comune di Aviano è troppo piccolo per discussioni di questo tipo, nel senso che sono, come è stato detto, prima di tutto una cosa che chiederò a voi di fare, o farete voi direttamente perché saremo partner, è quello del coinvolgimento di sindaci del circondario, proprio perché queste cose siano toccate con mano, e quindi le relazioni tra il vostro comune e gli altri comuni possono beneficiare anche di questo arricchimento che grazie ad Aviano c'è
per il resto del territorio. E poi l'arricchimento anche quello culturale, perché sicuramente penso, non so, all'ambito musicale, all'ambito dello spettacolo, a tantissimi ambiti, l'ambito dei beni culturali per noi, per esempio, ci sono ambiti nei quali noi abbiamo molto, come dire, siamo in prima linea e possiamo insegnare anche agli americani, ma anche ci sono molti settori nei quali gli americani possono insegnare a noi, e quindi il fatto di dialogare tra le due comunità è un obiettivo sicuramente da perseguire, ecco, con un spirito costruttivo. Ovviamente tutti avranno qualcosa da ridire, tutti ci criticheranno quando lo si farà, però l'idea è quella di provare a farlo, ecco, e penso che potremo provarci nel prossimo anno, ecco, a fare questa iniziativa. Io mi impegno, siccome qualche personalità di livello nazionale e anche internazionale per discutere su questi temi, siamo in contatto come storia per il fatto che siamo 30 anni che ci occupiamo di geopolitica, anche oltre che di storia contemporanea, e lo mettiamo a disposizione questi contatti con questa amministrazione, che abbiamo gradito molto, che ha voluto ospitare, ha voluto sollecitare, organizzare questa iniziativa. E quindi penso che tutte le traiettorie che sono state lanciate questa sera e che le abbiamo appena accennate potranno trovare singoli momenti di approfondimento nel futuro. Quindi c'è da lavorare per tanto tempo. Vuole la parola? Sì, un attimo. Volevo ecco, adesso avevo accennato una cosa molto veloce, un tema che io avevo accennato all'inizio. Mi sembra, visto anche il territorio, visto anche il contesto, estremamente importante, e lo colgo con questo passaggio. Il 29 ottobre, quindi tra qualche giorno, il Presidente degli Stati Uniti si fermerà a Roma da Santo Padre per la conferenza sull'ambiente, e sicuramente parleranno dell'impegno che hanno gli Stati Uniti su questo surriscaldamento del pianeta, su questo grande problema che sarà il problema comunque dei prossimi anni, sia sul piano economico, sul piano etico, sul piano morale. E c'è questo tema soprattutto sull'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, perché il Papa ha voluto fare una precisazione, che non si tratta di una enciclica verde. Questo è fine, è il concetto che avremo magari proprio la possibilità di svilupparlo, ecco, ma di una enciclica sociale. Ed è sul piano culturale, che religioso poi ognuno fa come meglio crede, però sul piano culturale c'è una distinzione che è straordinaria, perché quando si parla di enciclica di carattere sociale, significa l'impegno di tutti. Perché se fosse solo il concetto di enciclica verde, si correrebbe il rischio che fosse per alcuni. Cioè, quindi diventa una enciclica integrale, quindi coinvolge tutto e tutti. E questo sarà l'argomento che sicuramente affronterà tra qualche giorno con il Presidente degli Stati Uniti. Presidente degli Stati Uniti, che come sappiamo, è di religione cattolica, e per il sindaco, l'assessore al turismo, è noto che negli Stati Uniti la religione è una cosa presa molto seriamente. Per esempio, qui c'è una
una cappella nella quale interreligiosa, nella quale tutti hanno diritto a fare le loro funzioni, ed è un aspetto, ecco, molto, molto interessante anche questo fatto che c'è un presidente cattolico che, diciamo, può dialogare meglio probabilmente che con il Papa e con e anche con noi italiani un po' per certi versi. Sì. A questo proposito, gli ultimi due comandanti americani della base sono di religione cattolica. Questo lo abbiamo apprezzato soprattutto durante le cerimonie religiose che celebriamo insieme in occasioni importanti, quali il 4 novembre, l'11 settembre ed altre. È una semplificazione, perché evidentemente togliamo dall'imbarazzo durante queste celebrazioni il fatto che magari ci siano confessioni diverse. Culturalmente, io ho avuto modo di notare, visto e considerato che gli americani sono italiani dal 1955, lo ricordo bene perché è la data di nascita del sottoscritto, ho avuto modo di verificare che la differenza culturale fra noi e loro si è assolutamente, diciamo, affievolita. Oggi i nostri giovani, i loro giovani, sono esattamente, hanno il medesimo comportamento. Perché la cultura, dal punto di vista della globalizzazione, no, ha creato praticamente gli stessi gusti, lo stesso modo di vestire, forse anche lo stesso modo di pensare, eccetera. Quindi, di fatto, noi oggi abbiamo i nostri ospiti che non sono così diversi rispetto a quando erano qua negli anni 60. A questo proposito, per gli studenti che sono qua, consiglio di andare in YouTube, digitare Aviano anni 60 e troverete dei filmati realizzati dagli amici americani che allora, peraltro, erano dotati di cineprese sicuramente più raffinate delle nostre e che, amando l'Italia, si sono, in quei filmati, soffermati a riprendere cose che ormai non abbiamo più. Peraltro hanno ripreso in maniera abbastanza frequente tutti i locali che pian pianino stavano assumendo i connotati americani, Coca-Cola, Beck's Beer, eccetera, eccetera. No? Quindi, diciamo, c'è stata una americanizzazione delle attività, questo anche per dimostrare qual è stata la velocità di, come si può dire, di assestamento dei nostri friulani, ma non solo, perché bel lavoro. A proposito, sì, appunto, in poco tempo si sono armonizzati a quelli che erano i desideri e i gusti degli americani. E questo ha fatto la fortuna di quelle famiglie che sono diventate con questo anche ricche, ma soprattutto ha fatto la fortuna di un paese che ha avuto fino agli anni 90 una crescita veramente impressionante. E questo sicuramente lo rimpiangiamo, perché evidentemente, diciamo, oggi le differenze culturali e economiche non sono così abissali, sono decisamente meno evidenti. Ciononostante, come dicevo prima, la ricaduta economica è potente sul territorio, molto molto importante. Peraltro lo era ancora di più quando ospitavamo, sempre qua da Aviano, l'Ariete, perché Aviano era strategico durante la Guerra Fredda. Io penso che quello sia stato, dal punto di vista della scelta, il motivo per cui l'aeroporto di Aviano è diventato quello che era diventato. Però aveva anche, nell'ambito delle strategie militari, una divisione corazzata che doveva difendere l'aeroporto e che era insediata proprio all'interno del perimetro dell'aeroporto. La ricaduta di quei militari che erano forse qualche migliaio, no? Era altrettanto importante. E dal punto di vista antropologico, e questo è un aneddoto che mi piace ricordare, Aviano è stata sempre abbastanza
come si può dire, aperta, tant'è che molte, molte unioni matrimoniali sono avvenute fra avianesi e americani, avianesi e ospiti militari magari provenienti da altre regioni. Quindi un comune molto aperto che ha dimostrato di accogliere bene le persone che abbiamo ospitato. E questo va a vanto dei cittadini anche per i motivi che si diceva prima. Comunque, io ritengo di cogliere anche a nome dei miei colleghi della Giunta l'offerta che lei ha fatto di collaborazione, coinvolgendo anche le altre amministrazioni con le quali da questo punto di vista abbiamo un buon rapporto, perché evidentemente la ricaduta sul territorio è una ricaduta un po' globale. La cosa sarà sicuramente interessante perché gli americani scelgono di venire ad Aliano perché sanno che ad Aliano si sta bene, l'Italia piace molto agli americani, Aliano si colloca in una posizione strategica per gli amanti della montagna, del mare e delle città d'arte, perché loro partire la mattina e andare a Roma a vedere il Vaticano, è praticamente, dico il Vaticano per dire il Vaticano, ma comunque visitare Roma, è abbastanza normale, cioè le distanze per loro hanno quella valenza che hanno negli Stati Uniti, insomma, diciamo, fare 500 chilometri diventa un fatto quasi normale. Per cui da qua possono andare tranquillamente a vedere Firenze, Venezia, Roma, Milano, poi hanno riscoperto la regione e della regione hanno scoperto il vino della regione, dove noi abbiamo delle eccellenze territoriali, soprattutto nel Coglio, e loro conoscono meglio di me. Io ho avuto occasione di confrontarmi, loro conoscevano esattamente molto bene quali erano le nostre cantine d'eccellenza, quali erano i nostri vini d'eccellenza. Quindi vuol dire che il territorio lo vivono in maniera diretta. E questa è un'opportunità, perché questi sono turisti in casa, quindi diciamo, sono turisti che abbiamo qua a portata di mano. Bene. No, molto bene, direi che se qualche domanda la raccogliamo e poi direi di avviarci alla chiusura, quindi ridò la parola comunque a Lauro Nicodemo che raccoglierà le domande, nel senso darà la parola, poi in caso se non ci sono domande sarà costretto a farle, ma è sempre preparato e quindi farà qualche domanda e poi chiudiamo a breve giro, 10 minuti al massimo, direi di chiudere. C'è qualcuno? Se c'è qualche domanda, anche di carattere generale, non è bisogno che bisogna stare sui 20 miliardi che gli Stati Uniti danno all'Italia per fare una tratta di linea di alta velocità in America, i contratti non è tanto che sono stati fatti. Io ho una curiosità amministrativa. Microfono. Mi sento. I militari o le famiglie americane che stazionano nella base, non so, prendono in qualche modo la residenza del comune o risultano come cioè temporaneamente collocati, sono cittadini, perché ricordo che addirittura anche cittadini stranieri possono anche votare le amministrative, cioè l'idea che gli americani arrivino magari a votare per il sindaco così un po' buffa mi fa segno, però voglio sapere se sono considerati caduto. Non supera l'esame di diritto costituzionale. Sono considerati extracomunitari e godono, diciamo, di alcuni privilegi derivanti dagli accordi internazionali che sono stati sottoscritti per quanto riguarda la base di Aviane più o meno nel 52. Quindi, diciamo, da questo punto di vista godono di determinati, come si può dire, privilegi, ma situazioni, garanzie, abbiamo avuto modo di verificare
in occasione per esempio dell'incidente del Cermis, no? Dove la giurisdizione competeva agli Stati Uniti, però è una normativa NATO, anche i nostri militari che hanno avuto l'incidente in Germania con le frecce tricolori sono stati giudicati, purtroppo diciamo alcuni sono morti, ma diciamo sono stati giudicati dalla giurisdizione italiana, quindi è una normativa bilaterale, reciproca. No, dico, non è possibile concedere la residenza, magari lo fosse, perché sapete che i trasferimenti, nel nostro caso regionale, ma poi sono trasferimenti nazionali, arrivano ai comuni in proporzione ai residenti. Questi nostri ospiti non vengono considerati residenti, per cui noi abbiamo, come si può dire, un trattamento economico paragonato a un comune di pari dimensione, cioè 9.000 abitanti, ma in effetti fra ospiti americani, il CRO, che anche ha un impatto economico, ma anche di presenza notevole, e poi, non per ultimo, c'è Piancavallo, Aviano ha una popolazione che insiste sul territorio paragonabile a 20.000 abitanti, quindi diciamo di gran lunga superiore a quello che è la consistenza dei residenti. Magari fosse possibile. Allora, non ha il dottor Pellizzone non ha superato l'esame di diritto costituzionale, ma qualche ragione ce l'ha, perché per esempio sono solo attraverso i matrimoni misti si può arrivare per il riconoscimento della cittadinanza, però ci sono 10 anni almeno di tempo da, certo, da maturare, quindi la domanda era giusta, formulata in modo non sufficiente dal punto di vista del diritto costituzionale, però la domanda è giusta. Torniamo a tentare l'esame. Tocca arrivare al prossimo appello. Anche per il discorso del anche per il discorso dei reati comuni, sono giudicati dallo Stato italiano, quelli sono solo reati fatti nell'ambito dell'attività militare. Invece tutti gli altri reati, qualora ne dovessero commettere, sono ovviamente giudicati dallo Stato italiano, in modo che non si faccia confusione. Lei schiacci una volta sola. Eccola, lasci lì. Ecco. Ah, è lui sempre, perché lui deve togliere e dare la parola. Non so, capito. Presidente del Consiglio. Ecco, quindi fa il Presidente del Consiglio giustamente anche questa sera per dare un po' di ordine ai lavori. Allora io credo che se non ci sono altre domande possiamo chiudere la serata. Come sembra, si ringrazia l'amministrazione comunale, l'Università degli Studi di Udine, in Storia, voi soprattutto che siete qui presenti, ecco, che ci avete dato motivo di, soprattutto a me, che mi hanno detto di venire, non sapevo che cosa fare, e allora ho cercato di fare una promessa più di carattere culturale e vi racconto questa, che è un aneddoto estremamente simpatico da una parte, ci fa arrabbiare dall'altra, però è giusto conoscerla. Prima vi accennavo di questo scienziato che è qui, di Cordovado, insomma, ecco, che ha lavorato per andare su Marte. La mamma, che poi era maestra del comune di Cordovado, un giorno ci siamo trovati a passeggiare ed era tutta quanta arrabbiata. Le ho detto: ma perché sei arrabbiata? Perché sono andato negli Stati Uniti e ho visto che avevano fatto un tendone e avevano messo tutte quante gigantografie del Palladio. E per entrare dovevano pagare 10 euro. Noi abbiamo il Palladio, anche lì magari a Cordovado c'è la facciata, lì il castello, e non andiamo. Se andiamo a Venezia magari non andiamo neanche al Redentore, visto che là andava a predicare anche padre Marco D'Aviano. Ecco, allora era tutta quanta arrabbiata. Quindi loro, dalle gigantografie, sono riusciti a fare anche un elemento di ritrovo e anche un carattere economico. Noi che le abbiamo le strutture, non sempre siamo capaci di sfruttarle. Ecco, quindi così abbiamo
terminato e grazie. Bene. Io ringrazio gli autori, evidentemente ringrazio anche voi che siete così numerosi. Vorrei lasciarvi con diciamo un'opportunità, vediamo se riusciamo poi a sfruttarla. La base si apre all'esterno, nel senso che c'è la possibilità, su prenotazione naturalmente, con numero limitato, soprattutto in questo periodo legato al Covid, di effettuare delle visite guidate alla base, che dà un'idea, vista da lì dentro e accompagnati da personale italiano e anche americano, di come, diciamo, è strutturata la base. Per chi non c'è mai stato, è una sorpresa, evidentemente, perché ci terremo in contatto l'assessore signore e poi il professore per capire se possiamo programmare questa visita. Le visite guidate si fanno, salvo eccezioni, il giovedì, il giovedì mattina. Quindi, diciamo, durano un paio d'ore e grosso modo, visto che avete questo ciclo di studi legati un po' anche alla ricaduta territoriale delle basi sul territorio friulano, potrebbe essere interessante anche, diciamo, vedere da lì dentro un po' come è organizzata la base. Veramente noi vedremo le cose che si possono vedere, ma sono importanti, insomma. Bene, io ringrazio tutti voi per la vostra presenza e a mio avviso chiudo dicendo che non abbiamo potuto scegliere, ma nella guerra fredda noi siamo stati fortunati. Bene, adesso ragazzi, prima di uscire 10 euro per il biglietto.